Signori, siamo qui con un giocone che per certi versi, secondo me, è stato anche sottovalutato ed è uscito nell'epoca a cavallo tra Xbox 360 PS3 e Xbox One PS4. Esatto, dopo Nintendox, Sleeping Dogs, ragazzi. Oh, va da sé, va da sé. Che cos'è Sleeping Dogs? È una sorta di GTA, possiamo dire. Una sorta di GTA, sì, però sì. È ambientato a Hong Kong. Sì. Devo dire che era molto interessante, a me è piaciuto molto e vorrei un ritorno. Square Enix, vorrei un ritorno di Sleeping Dogs. A Square Enix, te lo chiediamo da anni. Oh, tra l'altro la Definitive Edition era praticamente una sorta di versione remastered, no, se vogliamo, che era uscito. Tieni premuto A per scattare. Sì, e sto tenendo premuto A. Questa cosa mi ricorda tanto Shenmue. Sì, Shenmue, Judgment, forse, beh, Yakuza. Shenmue 2, all'inizio di Shenmue 2. Ok, io sto correndo. Sì, vabbè, salto. Anche per i quick time event. Sì, sì, sì. Che poi non sono quick time event, è semplicemente l'azione che devi fare. E tra l'altro, vediamo, c'è anche un pizzico di quick time event. Vediamo quanto è invecchiato, no? Sempre ricordiamo che questa è una Definitive Edition, quindi è stato un po' ritoccato. Sì, non di molto, eh. Attenzione perché questa, guarda, guarda che bella questa ambientazione. Mi ricordo che c'era un bug che lui mi rimaneva la sigaretta sospesa in aria. Ah sì, ne aveva di ste cose. Sì, sì, vediamo se rimane. Pagati, non allontanarti troppo perché sennò si sente solo, andiamoci. Ci sono le anatre arrostite. E quello non mi può aspettare in casa. No. C'è tanta gente tipo sui balconi, gente che fa gli affari suoi. E tutti fumano. Infatti gli ho spinto la sigaretta così, ecco, così non si è arrabbiata. Ecco, loro stanno parlando di un infiltrato a cui hanno riservato una morte lenta e dolorosa. Aia! Ma io non pensavo che mi avrebbero riservato questo destino qualora avessero scoperto che fossi un infiltrato. E ci ritroviamo nel bel mezzo di un combattimento. Questa è la parte tutorial che ci fa capire come interagire, insomma. Com'era il combattimento? Non mi ricordo più. Attacco potente? Sì, era bellocciolo il combattimento corpo a corpo, eh. Ti puoi concatenare colpi leggeri e colpi potenti. E concateniamo. Ci siamo noi per non concatenare. Tu non concateni? Ovviamente non è dinamico come un Judgment, per dire. Però... No, ma non era fatto affatto male, eh. Ora, qua c'è da prendere e poi lanciamoli così. Esatto, lo prendiamo e lo lanciamo. Con X li attacchi. Lo prendiamo e lo attacchiamo in questo caso. Oggetto evidenziato. Okay. Aspetta un attimo. Dov'è l'oggetto evidenziato? Oggetto evidenziato. Dov'è? Un attimo. Dov'è? Scusa un attimo, amico mio. Ho sbagliato. Allora. Vediamo. Oggetto evidenziato, signori. Ma che è? Non lo sto vedendo io, sono scemo. Forse sul bancone. Ma secondo me si è buggato? Vabbè. Ah, è evidenziato di rosso, io cercavo una fonte di luce. Sì, okay. Scusa, amico mio, no, aspetta. Ora premiamo B. Devi andare verso l'oggetto. Va bene, B. Madonna. Ah, bella sta però cosa. È stata bella comica la scena. Lui mi aspettava, diceva no, fai con calma. La festa, che belle le magliette. Ah, e mi ricordo anche che qui a Hong Kong c'erano pure le bancarelle di telefoni tarocchi. Vabbè, ma il mini, cioè è giusto, è giusto, sì, signora. È gelato, signora, ma le sembra il modo di mangiare il gelato? Come lo sta? È male. Ma quelli che ballano là dietro? Eh sì. Le posso picchiare, no? No. Vedi, vendono cose fasulle, queste sono cose della Supreme, Barletta. Vedi, questi sono i classici negozi. Ah, con ok, tutte le... puoi comprare anche le bibite che ti potenziano. Sì, esatto. Infatti, prendiamo l'acquisto, acquistiamo una bibita che ci potenzia. Ma costa 30 euro. No, 30 monete di Hong Kong, sono tipo... 300. Ma io dico euro per tutto, capito? Ma lo sai che è meglio di come me lo ricordassi? Ma i cellulari tarocchi, te l'ho detto, qua sono, eccoli. Qui me ne dà uno, per favore, però me lo deve regalare. No, me lo regala, allora io spingo la signora. Che è blomanagement dei radiatori, dei cosi, delle macchine, dei condizionatori, sempre schifoso. Riscuoti, estorsione, estorci. Estorciamo, hai tu. E che voleva? Quello gelato. Quello col gelato nel frattempo si è buggato fortissimo. I understand. Mi devi dare i soldi. Winston runs this place and if you don't want trouble you pay him. Che cosa brutta, ragazzi. Però no problem. Ah, certo, nessun problema. Grazie, busta con su scritto estorsione. Ah, fantastico. Adesso vai dal venditore di orologi. Però posso fare anche così. Così, tanto per il anche il venditore di orologi deve essere riscosso. Ma dove sì. vai? Lui, spiedino di pesce, ce lo prendiamo? Ma dai, che carino. Quante cose che vende questo? Tieni, sono buone. I soldi che ho appena estorto. Portasti ste dottore a casa mia. Come se lo sta mangiando? Ti si sta rigenerando la salute. L'ha buttato. Segui il tipo, va. Ha fatto schifo. Vediamo se questo... Questo vende orologi. Ma questo qua si oppone, attenzione. Ah, va bene. Afferra. Secondo me fa bene. Ma noi afferriamo questo. Che però non c'è andare. Ma no, verso l'oggetto. Ah sì, evidente. Diciamo, guarda, se non paghi ti finisce come questo a caso che lo spingo in questa cabina. E esce subito.
Hai capito? E adesso okay, mi dai pagherai... soldi. Bene, in realtà non era neanche suo figlio, nessuno. Era un passante. Era un passante. Qualunque. Ecco il denaro, grazie. Sempre il solito astuccio, il sac a poche apposito per le estorsioni. Che brutto, devi andare dal fruttivendolo e sì. Fare la stessa. Le azioni violente contro i nemici incrementano il punteggio. Giusto. Ma queste che ballano, guarda. Lei, sì, mi aumenta. E calla, signori. Ragazzi, fateci sapere se vorreste degli episodi extra, oltre il Replayer Inside di Sleeping Dogs, magari di cazzeggio. Io sono propenso a farlo, onestamente. Estorciamo i debiti dal nostro fruttivendolo, però il suo costa un ananas, che dici? Che facile, dai, dice, non ho affari in ballo con Winston. Tutti hanno affari in ballo con Winston. Aia! Un bok choy, cosa di preciso un bok choy? Una cosa, ha chiamato i suoi amici. Ha capito, ha chiamato puoi i suoi amici. Puoi bloccare con LT. Ecco, guarda come ti finisce. Ok, quando diventano rossi. Sì, lo so, l'ho fatto per 3 quarti d'ora prima. Solo che. Calla. La gente in giro non si preoccupa tanto di questa situazione. No, succedono tutti i giorni queste cose. Allora, ora? Ora? Paghi? Convinto? Allora? Subito, grazie. Cioè, in realtà pronti, sì, però ha resistito. Poi... sono 19,90€. Cioè... vabbè, però anche per mezzo euro non vale. Ma qua l'ambientazione come si fa più bella. Recuperare salute. Allora, devi mangiare per recuperare salute. Sì, non ho fatto altro finora. Attenzione, scusa. Credi che questo qua? Panino questo di qua. Maiale, vai. Il panino di maiale? Vai. Ma nel senso proprio il pane fatto di maiale o cosa? No, ma in realtà non è un panino, è tipo quei... il bun? Quel bun, esatto, quei specie di... però mi sto allontanando troppo. Oh, quello non mi aspetta. Che devo fare? C'è il reggiseni qua, vuoi vendere reggiseni? Mi servirà. Vai, prima che perdi... preleva sacca. Abbiamo... preleva sacca, vabbè, preleva sacca. E che... l'ha preso lui. Ehi. No. È che si è buggata, guarda, la sta portando ma in realtà si è buggata, ecco. Ah, ecco. Ogni tanto scompare, lampeggia, va bene. Tieni premuto sotto che fa... vabbè, vieni. Questi sono gli altri. No, ti butto la sacca in faccia. E qua, è la sacca. Fa la sacca. Niente, era un'arma in più. Sono tutti un po' vestiti simili. Sì, non puoi dire che sembrano tutti uguali, eh. No, no, non dico questo. Però come modello di personaggio un po'. Vabbè, ma ci sta comunque. Sì, parliamo sì, di un gioco di due generazioni fa. Sì, sì. Ridendo sì. E scherzando, ragazzi. Sì, effettivamente lo posso agganciare, questo lo butto a terra e via, e via, e via. Ah. L'ultimo colpo al rallentatore. Anche questo succede in Yakuza, in altri titoli, insomma, che sono usciti però prima di questa estorsione. Vediamo se questo ci sta. Allora, l'abbiamo difeso, quindi ce li siamo guadagnati sti soldi. Esatto, esatto. Noi siamo onesti invece, guarda. Noi siamo proprio brave persone. Mi sembra un'offerta ragionevole, ragazzi, quanto fa schifo l'estorsione. Però è andata così. Vai alla bancarella di abbigliamento. Vediamo che carne hai. Vai subito. Però gli ho rotto i boon, qua gliel'ho distrutti, scusi. Vai alla bancarella. Sì, ma questo fa parte dell'essere rude, no? Sì. Levatevi, sempre in mezzo ai piedi. Ma perché ti devi comprare vestiti? Oh! Cosa? Non mi ricordavo che aggredisse chiunque. Questa cosa, raga. Quindi possiamo attaccare adesso tutti quanti. Ecco, abbiamo sbloccato quella parte. Per esempio, questa signora non sta scegliendo la frutta buona. Ma poi è fortissimo. Scusa, se non sceglie la frutta buona, però. Signora, uccisa, pure lei uccisa. Non può bere questo energy drink. Beva level up. Prenda. Tieni premuto B che fai. Se tieni premuto B, giustamente li prendi. Vieni. Ecco, ecco. No, ragazzi, no. Okay. Vieni qua, venga, pure a lui. No. Vediamo, dai, esplora. Esplora, vediamo che vestiti hai. Vieni qua tu che non mi sei sembrato per niente losco che hai ammazzato tre quarti dei passanti. Allora, vestiamoci. Ok. La canottiera da picchiatore di mogli. Si fanno tutte cacare. Drago imperlato, il nome dice no, tutto. Non hai abbastanza reputazione. Reputazione richiesta 1 e soprattutto costa 750. Non è che tu vai nel negozio e c'è la reputazione. Braccialetti pure non puoi comprare. Lui è un fisico della Madonna. Direi di prendere la canottierazza da picchiatore, da picchiatore di tutti, non solo di mogli. Beh, adesso siamo veramente degli zaurdi. Ma posso dire che abbia fatto un downgrade non indifferente? Signora, mi è costato troppo questa cosa. Lei non si fa picchiare perché giustamente. È un personaggio importante. Abbiamo fatto un downgrade. Lui lo posso picchiare. Sì.
Oh, c'è il punteggio poliziotto e triade, ovvero dobbiamo stare attenti ai due tipi di punteggi, esperienza poliziotto e esperienza triade. Allora, siccome hai picchiato tutti gli innocenti, come puoi esperienza poliziotto ne ho ottenuta ne abbiamo fatta pochi, perché io devo proteggere gli innocenti, invece guarda che gli faccio. Perché tu devi riuscire a fare sia i favori, ottenere sì. reputazione da poliziotto che da triade. Sì, per esempio qui stiamo offrendo aiuto a questa bella signora, mi faresti un favore? Penso questo, di sì. E questo mi piace, perché comunque non è, non devi fare il solito criminale. Esatto, esatto. Noi ora stiamo esagerando crudamente, però se ci tenete alle vostre reputazioni, non fatelo così a cuor leggero. Ma però ho sbagliato, ma però... Ah, per, tu dai pugni per sbaglio, calci per calci sbaglio. Rotanti. Signora, bella zona comunque, questo è tranquilla. Per il pranzo di Susan. Devo dire, signora, bellissima zona, molto tranquilla. Favore completato, reputazione livello 1, siamo ancora, però ricompense ottenute. Ragazzi, era tutto così per quanto riguardava le... riguarda, insomma, le missioni secondarie... Ed è molto profondo anche per quanto riguarda la trama, ragazzi, era avvincente. Sì, devo dire che ho bellissimi ricordi di Sleeping Dogs, non parliamo di un capolavoro, ma sicuramente di uno dei giochi che ho apprezzato di più qualche generazione sì, sì, fa. Sì, sì, sì. Grazie mille, ovviamente suggeriteci altri giochi da portare alle Player Inside per sollecitare la nostra nostalgia e ci vediamo alla prossima. I giochi che ci fanno sentire vecchi, ma questo non troppo, è di qualche anno fa. Appunto. Che qualche anno fa significa sempre 10 anni. Ciao.